Buongiorno a tutti. Allora, prima di passare la parola a voi, di ricevere domande da parte vostra, vorrei prendere due parole per fare una cosa che penso sia inaspettata, difendere l'attuale reparto tecnico, il direttore sportivo, l'allenatore e anche il giocatore. Lo farò con dei fatti, io penso di farlo con dei fatti, poi voi potete contestare tra le domande che volete. Cominciamo dall'allenatore. Allora, se noi analizziamo il periodo l'ultimo periodo di Marchionni da Verona, Vercelli, Vicenza, Albino Leffe, Lecco e Prosesti. Marchionni in queste partite ha fatto 6 punti. Cevoli nelle stesse partite, a cavallo del periodo migliore, ne ha fatti 7. Quindi voglio dire, noi stiamo qui dicendo il periodo eccetera, Marchionni, il disastro eccetera. In realtà noi in quei momenti là beneficiavamo di un bottino, delle prime partite dove avevamo fatto parecchi punti. Diciamo quindi abbiamo fatto più o meno gli stessi, Cevoli e Marchionni hanno fatto gli stessi punti, però Cevoli l'ha fatto con una squadra con autostima, carica, che veniva da partite vincenti e con un organico al completo. Marchionni l'ha fatto in un periodo difficile, ha cominciato a farlo già in un periodo difficile e con 8, 9, 10, 11 indisponibili. Quindi non possiamo dire che Cevoli in quel periodo lì era un periodo fantastico e Marchionni ha fatto un disastro. Perché numeri alla mano, i fatti dicono che non è vero. Passiamo adesso ai giocatori. I giocatori è più o meno lo stesso discorso. I giocatori, in quel periodo là, lasciando stare della partita di Vercelli, in quel periodo là, i giocatori, voi non volete ricordarlo, ma rendevano meno di quello che rendono oggi. Noi li criticavamo ancor più di quelli che li critichiamo oggi per il loro rendimento. Io mi ricordo che non arrivavano mai sulle seconde palle, che ci incavolavamo perché non ci mettevano l'anima. In tutte quelle partite era così. Neanche nella partita, non so se ve la ricordate, contro il San Giuliano, partita che abbiamo vinto, ma ci hanno dominato, diciamo la verità, no? E i nostri giocatori erano... Oggi ci mettono molto più impegno di quanto ne mettevano prima. Andatele a rivedere quelle partite, vi assicuro che è vero. Quindi, questo per dire, no? Per dire che i giocatori sono quei, purtroppo, il vero problema di questa squadra è che i giocatori che noi abbiamo a disposizione sono quello che sono. La testa dei giocatori non è che le gambe le cambi difficilmente, ma anche la testa le cambi molto difficilmente. È una squadra senza anima? Forse è vero, ma lo era prima e lo è adesso. I giocatori adesso non hanno colpe particolari. Quello che non facevano prima, quello che non fanno adesso, è metterci quel qualcosa in più che fa la differenza, che fa la differenza nel calcio, che fa la differenza nel lavoro, nella vita. Un dipendente può fare il suo lavoro in tanti modi, perché i nostri giocatori si allenano seriamente, arrivano puntuali a tutti gli allenamenti, si allenano qualcuno un po' meno, qualcuno un po' più, ma tutti più o meno si allenano e fanno le cose seriamente. E così in qualsiasi società un dipendente può anche arrivare puntuale, prende il cartellino, fa anche il suo lavoro. Però la differenza in una società le fanno quelli che ci mettono qualcosa in più. E i giocatori ci devono mettere qualcosa in più. Noi abbiamo una squadra che è quello che è. Questi ragazzi non hanno colpe particolari. Non hanno colpe particolari. Le colpe ovviamente, le colpe che avevano prima ce l'hanno adesso. In questo momento bisogna, secondo me, stare vicino all'allenatore. L'allenatore, ragazzi, mi sta dando l'anima. Sta dando l'anima, ce la sta mettendo tutta. Ma non è facile. Io ho chiesto a persone che di calcio ne sanno tante, uno lo conoscete, che non faccia noi, ma che cosa facciamo? Ma anche altri ho chiesto, cosa facciamo in questa situazione? Poi ci stanno le magie, come nel Milan, che fa 3 partite male, però lì è diverso, lì c'era un gruppo forte, lì alla base c'era un gruppo forte che aveva avuto un attimo di crisi e quindi è stata raddrizzata la situazione. Da noi non è così, noi non abbiamo un gruppo forte di giocatori, abbiamo dei ragazzi anche seri, al di là degli episodi
dimostrano sicuramente una grande imbecillità da parte di qualcuno, perché è vero che gli dobbiamo stare vicino, è vero che però l'ha detto a questi che fanno quelle scene ridicole, che quando segna un gol che stiamo perdendo 2-1 e stiamo in un periodo di merda, risultano, fanno quello ridicole. Ma quello è. Non lascio stare. Non voglio, ho appena detto che vanno supportati tutti, quindi non finirò a farlo, però lì sono cose veramente ridicole. Comunque dicevo, noi dobbiamo stare vicino a questa squadra. I tifosi, i nuclei, quelli forti, sono sempre stati vicino alla squadra. I Moaresi sono encomiabili, nei quelli più difficili sono stati vicini, sono venuti in trasferta, hanno supportato, eccetera, quelli. Gli altri gruppi fedelissimi, quelli che stanno in tribuna, quelli che stanno distinti, quelli che stanno sul muro, eccetera. Poi ci stava la tela un po', diciamoci la verità, no? E poi c'è stata una bella differenza tra quando le cose andavano bene e quando le cose erano arrabbiate un po' di persone, ma lo devo dire, no? Perché sto dicendo tutta la verità, dico anche le cose negative. E un po' sono scomparsi, molti sono scomparsi dalla tribuna, no? E perché sono scomparsi? Perché le cose stavano andando male, no? Vabbè, per ultimo voglio difendere anche un'altra persona che è arrivata ultima, Pipino, perché ho sentito, sento, ne arrivano voci di gente che dà la colpa a Pipino della campagna di gennaio. Allora, Pipino è arrivato il 17 gennaio, 2 giorni dopo la sconfitta con la Triestina, anzi il 16 forse è arrivato, ma insomma è stato operativo il 17 o il 18, ha avuto 10-11 giorni per operare. Cosa avevamo fatto fino a quella data? Perché, allora, a dicembre avevamo fatto un programma di gente che doveva essere tirata fuori e conseguentemente prendere dei rinforzi. Però dovevamo anche mandare via qualcuno, no? Il 15 gennaio qual era la situazione? Il 15 gennaio noi avevamo preso Spalluso e Arialdo, due persone, quando ci eravamo detti che nei primi periodi il periodo buono, per la campagna di gennaio sono i primi giorni e gli ultimi perché ci sono i maggiori, ma anche noi cosa abbiamo fatto? Praticamente niente. L'impressione mia era quello che si voleva un po' mantenere lo status quo, no? Si voleva cambiare poco, tanto è vero che sono stati due giocatori. Da lì in poi abbiamo fatto certe cose su cui io poi non ero particolarmente d'accordo, perché per esempio andare via Peglio, altro, ma lasciamo stare. Però voglio dire, è stato fatto poco, fino al 15 anni. Quindi io ho fatto una difesa dell'allenatore, della squadra e del direttore sportivo. Secondo me con dei fatti. Voi tutte le domande che mi farete, fatemi domande anche su questi punti. Altra cosa che voglio dire, perché sono girate voci sulla situazione societaria, su quello che io farò nel futuro, eccetera. Allora, io una cosa la posso garantire al 100%, che ci sarà continuità nella squadra, cioè la squadra sarà iscritta al campionato dell'anno prossimo, ci sarà un budget, il budget, non posso garantire che budget ci sarà, io non metterò i soldi che ho messo quest'anno, quindi o prenderò o troverò dei soci, o se arriva ma che ritengo molto improbabile. Una persona seria che voglio prendere in mano per molto improbabile, però facciamo così. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare dei soci, che l'anno scorso mettiamo ognuno mette con certa quota e rifacciamo una squadra con un budget importante. Oppure sarò io da solo e ci sarà un budget, allora in quel caso ve lo dico, ridotto. No, faremo una squadra senza tante ambizioni, magari poi succederà come il Serenio quest'anno, che la faremo ancora. Quindi comunque l'atteggiamento era così prima e così adesso. Cevoli nelle partite di Marchioni ha fatto 7 punti, Marchioni ne ha fatti 6. Non c'è stato un cambiamento, e Cevoli l'ha fatta a cavallo, che comprendo. Questi 7 punti di Cevoli comprendono Provercelli e la Nerozzi Vicenza e un punto col Verona. Marchioni ne ha fatti 3 col Verona e 3 col Vicenza, 7 contro 6. Non è che Marchioni ha fatto uno sfacello, il problema, ragazzi, è la squadra che noi abbiamo e la testa di questi giocatori, perché i giocatori oggi sono più impegnati di quanto erano contro l'Albino Lecce, la Prosesto e l'Eco.
noi ci lamentavamo, non andavano sulle seconde palle, non ce la mettevano tutta. Oggi hanno degli sbandamenti, secondo me, oggi hanno degli sbandamenti, oggi hanno paura, sono sbandati, ma ce la mettono, si impegnano, perché loro arrivano puntuali agli allenamenti, ce la mettono tutta. Il problema è la squadra, è la squadra come è stata costruita, questo è il problema, la squadra è quello che è. L'abbiamo mica costruita noi. No, no, però neanche Marchioni. Un po' di colpa Marchioni ce l'ha magari. No, ce l'ha un po' di colpa Marchioni sul 4-5. Sì, l'abbiamo tutti. Quest'estate nessuno si lamentava di come è stata costruita la squadra. Nessuno. Diciamo nessuno si lamentava. Adesso è facile dire. E l'equivoco è nato proprio lì. Eravamo tutti convinti, almeno io sicuramente, di avere una Ferrari. Di aver fatto una Ferrari e che eravamo convinti che Marchionne non fosse in grado di guidare questa Ferrari, perché diciamo la verità, le partite pre-campionato sono state disastrose. Lui magari se ne ricorda, ma le partite pre-campionato, ragazzi, noi beccavamo pallonate da tutti quanti e dicevamo la colpa di chi è, cioè se abbiamo una Ferrari la colpa di Marchionne. Allora come si esce da questa situazione? Cioè, il vero problema è che questa caduta si rischia sì. Da dietro, siamo a tre punti dalla zona delle Alpi. Penso questo, io parlavo di questa difesa perché pensavo che fosse opportuno farla, perché penso che l'unica maniera per uscirne è quella di dare serenità, perché come vi dicevo, i giocatori ce la mettono tutta, un po' più di quello che facevano concevoli, però sono sbandati. Hanno paura, entrano in campo con le gambe, almeno la mia visione è questa, entrano in campo con una grande insicurezza, tant'è vero che i periodi brutti sono sempre i primi 10 minuti del primo e del secondo tempo, poi cominciano a ingranare, a prendere fiducia, sono sbandati. Anche come gruppo, questo è una responsabilità comunque di chi si è succeduto, cioè chi si è succeduto in questi mesi alla guida tecnica e anche della società che non è riuscita. Però il gruppo, a creare uno gioco, guarda, se vediamo un ammorsetto prima con una squadra, cioè il povero Zelli le ha provate tutte, si è inventato tutto. Noi abbiamo, è passato dal bastone, incazzandosi, minacciando, parliamo di stipendi, eccetera, alla carota, abbiamo fatto il locale a Milano, abbiamo portato in là per creare gruppo, eccetera, abbiamo fatto tutte, si è inventata la storia dei bambini che danno 10 euro ai bambini, cioè, per coinvolgere, perché era un gruppo, l'abbiamo trovate tutte, ragazzi, l'abbiamo provate tutte. Matteoni si sta dannando l'arma, povero Matteoni, veramente, sta dannando, ha fatto questo mini ritiro, ha fatto quello. Poi arriva gente nuova, vede quelle persone, vede in faccia e vede che sono un gruppo triste. E l'anno scorso era un gruppo allegro, forse mancavano i personaggi tipo la Ribi, tipo Agostinone, mancano in questo gruppo, perché deve nascere in tutti, ve lo dico un po', il gruppo nasce dall'interno. E mancano questi personaggi, è vero, mancano questi personaggi. È che c'è l'area di rassegnazione però, Presidente. C'è anche di rassegnazione tra i giocatori. Ma anche tra di voi, no, anche le sue parole adesso, o Marchionne l'altra volta, o il direttore. No. Il senso è. No, no, no. C'è un senso di rassegnazione. No, sono contento se lei mi dice così. No, neanche un po', ragazzi, ma neanche un po'. Li facciamo ancora di tutti i colori. Non vi racconto cosa stiamo facendo con questi giocatori. Sì, prenderanno per matti questi giocatori, perché le proviamo tutte. Le proviamo tutte, non so, le metteremo qualche finto episodio. Ma per trasmettere questa serenità ha fatto qualcosa? Cioè ha parlato alla squadra? Io personalmente no. Ho parlato alla squadra a suo tempo, non mi è servito molto, devo dire la verità. Tranne che prima della postumosa vittoria del Padova all'andata, ho parlato, avevo creato una chat comune, gli mandavo dei messaggi, eccetera, quelli che forse sono serviti. Ho continuato a farlo, ma non è servito più a niente. Ho detto, Zeddy le ha provate tutte, ragazzi, veramente le ha provate tutte. Marchionne le sta provando tutte, però da qualcuno, eccetera, li gratifica, li pungola, si incazza. Le ha provate tutte, anche singolarmente. Ma se ne hai parlato molto bene, Zeddy le ha provate tutte, ma perché l'avete mandato via? Perché ha fatto questa squadra qua. E perché a gennaio
E perché a gennaio, dal mio punto di vista, forse perché percepiva anche una sfiducia nei suoi confronti, no? Perché a un certo punto non è che fossi molto contento dei risultati di questo. La domanda non la prendo nel verso sbagliato, ma però siamo qui che parliamo, quindi non è che lei ascolta troppa gente e dà retto un po' a tutti e poi alla fine i risultati sono questi? No, alla fine prendo le decisioni, non è che deve essere. Sì, no, però... Ascolto un po', certo che ascolto, è un'esperienza. Troppo ascolta forse. Decidi di ascoltarne uno e chiuderla lì. Forse. Ho fatto così inizialmente, e le voci che stanno girando, perché fondamentalmente nell'ultima, è da un mesetto che non è che ha messo in vendita la società, ha chiesto espressamente la riunione ai soci, no? E sono circolate voci di cordate, cordine, cordoni, nomi anche importanti romani, gente, ok, dei nomi circolati fino adesso, senza farli, se no c'è una denuncia. Cosa c'è di vero? Non posso fare quel nome. Romano. Cioè, sarei contento, in realtà, perché può essere simpatico, non simpatico. A me potrebbe essere, lui è laziale, pensa quanto mi può stare simpatico, però che sia bravo, se sia solido, non c'è dubbio, sarei ben felice. Okay. Ma lei si immagina un Massimo Ferranti in minoranza, cioè conoscendo? Sì, certo. Noi non ci conosciamo. Io ho preso delle decisioni, ragazzi, perché ho sbagliato, perché l'ho detto mille volte, lo vedrete. Io mi convinto che il mondo va avanti perché si correggono gli errori. Il mondo va avanti quando si progredisce, quando le cose vanno male. Se le cose vanno bene, non succede mai niente. Quando le cose vanno male, anche la scienza, la medicina. C'è un'epidemia, il vaccino in pochissimo tempo, cioè si reagisce, no? Agli eventi, quando vanno male, si reagisce. E sì. Io sono abituato a fare così, e quindi forse poi mi è stato nella merda, non so come ho fatto, però diciamo che probabilmente si è mosso troppo, forse. Però normalmente è il mio modo un po' di essere, però è difficile, assolutamente. Posso essere migliorato, assolutamente. Cosa si aspetta per il presidente da domenica? Fattivamente. Io spero che di riuscire a adesso penso che andrò a parlare con la squadra, non so cosa servirà sinceramente. Non so cosa servirà, ma ci proverò, riprenderemo tutti. Praticamente mi aspetto che mi scendano in campo con la paura. Io sono convinto che loro scendano in campo con la paura, inizialmente sono emozionati, hanno paura, vengono da batoste. Io spero che di riuscire in qualche modo a dire ragazzi, state calmi, state tranquilli. E mi ricordo di colparlo, ma venivamo da 3 sconfitte consecutive e il messaggio che io ho dato ai giocatori era proprio quello. Rispetto a come andrà la prossima partita, perché tornando al discorso classifica, questo 3-5 sconfitte nelle ultime 6 partite, Marchionni comunque ha la fiducia totale, indipendentemente da come andrà anche domenica, fino alla fine. Sì.